L'associazione Don Bosco, lo SPRAR di Piazza Armerina, presidente è l'architetto Agostino Sella, non si occupa soltanto di accoglienza, ma anche si occupa della formazione di questi ospiti. Ha dato la possibilità con dei corsi a questi ragazzi di acquisire competenze nuove. Allora, di cosa stiamo parlando? Parliamo di coltivazione biologica. In realtà parliamo di un progetto che si chiama Sicilia Integra, dove l'Associazione Don Bosco insieme all'Associazione Girasoli e all'Università di Catania e un'organizzazione non governativa che si chiama Gaia ha organizzato un progetto che ha un obiettivo fondamentale, che è quello dell'integrazione dei fratelli africani in attività lavorative e in aziende agricole. Quindi il progetto sostanzialmente prevede una prima fase di formazione e una seconda fase di tirocinio formativo all'interno delle aziende. Quindi è una partnership completa in cui, oltre a esserci gli SPRAR locali, c'è l'Università di Catania e Gaia Education, che ha una grandissima esperienza soprattutto nella formazione dell'integrazione al lavoro in 40 paesi del mondo, che ci aiuta a integrare i migranti nelle aziende. In queste lezioni cosa hanno imparato i ragazzi? Che non sono soltanto ragazzi profughi, sono anche italiani, se sì, ho capito bene. Tra i ragazzi ci sono anche due ragazzi italiani che si sono uniti, che sono due ragazzi laureati agronomi che si sono uniti al gruppo e quindi che insieme faranno adesso una serie di attività che comunque vi spiegherà meglio May, perché è proprio lei che ha curato. May East è proprio il presidente dell'associazione Gaia. Che cosa avete portato avanti con questi ragazzi? Cosa hanno imparato? Gaia Education was born out of the Eco Village movement. Gaia Education è nata dal movimento degli ecovillaggi, which are real laboratories for sustainable living. Che sono dei laboratori reali per la vita sostenibile. So we believe that we cannot develop now or integrate now and clean later. Noi pensiamo che non possiamo pulire, sporcare adesso e pulire dopo. So we adopt an integrated approach to sustainability, which is includes the social, ecological and economic approach. Abbiamo un approccio integrato alla sostenibilità che include un aspetto sociale, economico ed ecologico. And we also have added in this course the practice of organic food production. Abbiamo aggiunto in questo corso la pratica dell'agricoltura biologica. So we see the fact that the migrants come, the flux of migrants we see as an opportunity. Quindi noi vediamo a questo flusso di migrazione come un'opportunità. Not only an opportunity to enrich the local economy, non solo per arricchire l'economia locale, but also to bring a richness to the culture of agriculture, ma anche per riscoprire tutta la ricchezza nell'agricoltura. Professore Guarnaccia, che è il professore, un docente dell'Università di Catania, voi vi occupate di agricoltura e come vi siete inseriti in questo progetto? Sì, quando abbiamo incontrato Meis di Gaia Education, abbiamo pensato che per risolvere il problema dei migranti e comunque trasformare questo problema in una grande opportunità per la Sicilia bisognava percorrere la strada dell'agricoltura biologica, un'agricoltura che oggi è in grandissimo incremento, che soddisfa il bisogno delle persone di avere dei prodotti sani che possono tutelare la salute delle persone, ma soprattutto un'agricoltura che possa ridare fertilità naturalmente ai nostri terreni, e così facendo incontrare l'arrivo dei ragazzi migranti, anche cercando di fare in modo che i ragazzi siciliani che vanno via a migliaia ogni anno possano rimanere in Sicilia utilizzando i terreni abbandonati, i terreni confiscati alla mafia, i villaggi rurali abbandonati, si poteva creare un nuovo modello di agricoltura che potesse essere nello stesso tempo sostenibile ma anche inclusivo da un punto di vista sociale, per permettere ai ragazzi migranti di trovare un lavoro senza entrare in conflitto e in competizione con i ragazzi siciliani. Dopo le lezioni adesso questi ragazzi avranno l'opportunità di lavorare in alcune aziende bio. Sì, Sicilia Integra ha una base larghissima di associazioni che hanno aderito al progetto, tra cui l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, la rete della Permacultura Sicilia, la rete delle fattorie sociali, Slow Food, Libera Terra, il WWF, Legambiente. Abbiamo creato un partenariato forte che ci ha permesso di entrare in contatto con numerosissime aziende agricole biologiche siciliane che già hanno dato la disponibilità per ospitare per 5 mesi dei tirocini formativi di questi ragazzi, nella speranza che alla fine di questi 5 mesi si possano realizzare concretamente delle opportunità di lavoro o comunque per alcuni ragazzi creare delle loro aziende, delle loro cooperative sociali o comunque avere una formazione che gli possa permettere di rientrare nei loro paesi con le competenze in agricoltura biologica per poter avere un'agricoltura
agricoltura sostenibile senza il bisogno della chimica e dei semi delle multinazionali. Questo vuol dire davvero accogliere. Agostino, voi lavorate anche lo SPRAR, l'associazione Don Bosco lavora in rete con altre associazioni che si occupano di accoglienza, come è qui il nostro rappresentante dell'associazione Girasole. Sì, i Girasoli sono una delle associazioni siciliane leader nel settore. Loro molto prima di noi hanno cominciato a fare accoglienza con gli SPRAR in tempi non sospetti, quando non conosceva nessuno gli SPRAR e quando non c'era l'avversione nei confronti dei migranti che c'è adesso. Quindi sicuramente hanno molto più esperienza di noi, per cui non abbiamo avuto nessuna difficoltà a essere. Poi non è che qualcuno ha coinvolto l'altro, è l'università che ci ha messo insieme e quindi abbiamo in qualche maniera approfittato di questo. Si accoglie così, formando i ragazzi, dando delle opportunità. Sì, l'opportunità in realtà con il progetto Sicilia Integra, promosso da tutta questa serie di associazioni e capitanata da Gai Educational, vuole essere una opportunità per i ragazzi migranti che arrivano, ma anche per il territorio, perché Gaia Education ci dà una visione globale di tutto quello che succede nel mondo con la sostenibilità ecologica, l'agricoltura biologica. Noi vorremmo agire localmente, dando la possibilità ai migranti e alle aziende del territorio di sperimentare un'attività diversa con una finalità sociale, economica e morale di alto livello.